Cantieristica dal mondo dei riparatori navali, quale messaggio arriva? Ma innanzitutto direi un messaggio di orgoglio, credo che oggi sia importante celebrare l'orgoglio della navalmeccanica, perché ci troviamo a Genova e la navalmeccanica a Genova è uno degli ambienti dove ci sono delle maestranze incredibili e dove si fanno cose veramente importanti, dei progetti che insomma bisognerebbe forse spiegarli un po' alla città e, diciamo, e a tutta la collettività. E noi ovviamente oggi siamo qui per ribadire quello che è l'importanza di questo, della navalmeccanica in generale, che ha un sacco di attività, dalle riparazioni alle conversioni anche alle nuove costruzioni. E in particolare, ad esempio, la società che rappresento come Cantieri Mariotti, stiamo facendo veramente delle cose incredibili, dei progetti a livello, diciamo, mondiale. Stiamo costruendo, abbiamo riportato a Genova la costruzione di navi per la Marina Militare, quindi stiamo costruendo una nave che sarà la nave che dovrà essere utilizzata, speriamo mai, per soccorrere i sommergibili sinistrati, quindi un progetto incredibile di una tecnologia pazzesca. E allo stesso modo stiamo continuando un po' nel mercato delle nicchie, delle crociere di super lusso, costruendo una nave per un nuovo brand che è probabilmente la nave più lussuosa al mondo. Quindi credo che questo sia importante farlo conoscere, perché oggi a Genova si fanno questi progetti incredibili e straordinari. Chiedete anche voi spazio? Beh sì, è chiaro che è importante per poter mantenere ovviamente una competitività, avere gli spazi necessari, ma soprattutto credo consolidare quella che è la, quindi consolidare quello che c'è e ovviamente avere la possibilità di avere degli spazi per gli accosti, degli spazi per i bacini, migliorare quelle che sono le aree già, diciamo, diciamo in utilizzo. Anche perché adesso è un momento molto importante per queste attività di nuove costruzioni, di riparazioni e tutto, per cui spesso e volentieri ti trovi con delle commesse diciamo, a lavorare in contemporanea, quindi si cerca ovviamente di portare più lavoro, però dobbiamo essere anche messi in condizione di poter operare al meglio, quindi questo è un po' il motivo di oggi. Spazi soprattutto a terra? Ma sì, spazi a terra, ma anche, diciamo, banchine di accosto, perché poi le navi, diciamo, vanno sia in bacino per fare le lavorazioni del bacino, ma stanno anche a fare dei classici wet dock, quindi attività di riparazioni diciamo ormeggiate in banchina. Lascio un po' incuriosito con la nave più lussuosa al mondo, a questo punto qualche dettaglio in più? Beh, è una nave incredibile, siamo i primi a costruirla, una nave da 180 metri che ha solo 47 cabine, quindi potete immaginare il livello. Tenete conto che le ultime che abbiamo consegnato per la Seabourn, che conoscete già, che sono considerate già di super lusso, hanno 132 cabine, quindi fate un po' le debite proporzioni e potete immaginare il livello di lusso. Oltretutto la cosa interessante è che è un nuovo brand, si chiama Aman, quindi è una nuova catena alberghiera poco conosciuta, diciamo che sono di Londra, diciamo come brand. Stanno aprendo anche diverse, diciamo, hotel in Italia, hanno aperto una a Venezia, una in Trentino, ed è poco conosciuta ed è proprio lì. Loro non fanno marketing perché comunque la clientela ce l'hanno, e quindi questa sarà una delle prime navi, e penso che, insomma, far sapere che a Genova, in un cantiere privato, piccolo come potrebbe essere Mariotti, però all'interno dell'area di operazioni navali, nascerà la nave più lussuosa al mondo, secondo me è grande motivo di orgoglio, non solo per noi che ci lavoriamo, ma per Genova, per la città, per l'area delle riparazioni navali e per tutte le nostre maestranze che sono fantastiche. Quando sarà pronta? E nel 2027, primavera del 2027, sarà un grosso impegno, perché, diciamo, è considerata la convergenza tra le navi di super lusso e gli yacht di grandi dimensioni, quindi sarà veramente una bella sfida. E beh, ma c'ha di tutto e di più, nel senso che porterà anche i sommergibili, avrà una spa incredibile, poi solo pensare 47 suite su una nave di 180 metri, parliamo di, diciamo, appartamenti che vanno dalle 150 alle 200 metri quadrati, quindi. Oltretutto, all'interno delle aree delle riparazioni navali stiamo costruendo il mock-up della cabina campione, che è una roba incredibile, è un pezzo di nave che noi faremo vedere all'armatore, anzi poi
organizzeremo anche delle visite, perché è da vedere, dove si crea praticamente un pezzo di nave all'armatore, quello che sarà sulla nave. Non lo state già facendo? Sì, sì, è già in costruzione, credo che anche questo sia, rientri in quel discorso della ricerca di spazi, di avere la possibilità di offrire anche, credo che sia anche importante aver attratto a Genova questa clientela di nuova generazione. Nuovi clienti fuori dal giro normale degli grossi operatori di navi da crociera, credo che sia importante. Sono venuti a Genova, hanno scelto Mariotti sicuramente per la qualità dei prodotti che fa, ma hanno scelto poi anche indirettamente la città, e quindi più possibile provare a ovviamente cercare di migliorare, di consolidare quelle che sono le aree, credo che sia di notevole importanza, sperando che poi arriveranno altre navi e sperando anche in altri clienti. Questo sarà un esemplare unico o ne seguiranno poi altri? Questo è in discussione, però ovviamente si spera che un armatore nuovo che voglia investire, è chiaro, speriamo che ovviamente ordini altre navi. No, erano discorsi, non ancora diciamo, consolidati, però insomma siamo positivi, ecco, è un momento dove c'è grande fermento, non solo nel mercato del cruise, ma anche nel mercato del militare. Ricordo, a Genova non si è mai costruita una nave militare, quindi anche quello credo che sia un ottimo biglietto da visita per Genova e per la nostra area. Valore della commessa? Circa 500 milioni commessa. Quanti lavoreranno all'interno del cantiere per questo? Diciamo, noi abbiamo come Mariotti, siamo 130 diciamo, dipendenti diretti nell'ambito del gruppo GIN, che poi è il proprietario del cantiere Mariotti, raggiungiamo anche le 700 unità. Durante una nave di queste dimensioni abbiamo diciamo, dalle 500 alle 800 persone al giorno, quindi anche l'indotto, e la cosa interessante è che cerchiamo la maggior parte, più del 50, secondo me 60, ma forse anche 70% è indotto genovese, quindi aziende che lavorano all'interno del porto, quindi questo vuol dire che diciamo, la sinergia che c'è all'interno delle riparazioni navali, che poi diciamo, è l'area in cui operiamo, con i bacini ovviamente che sono necessari per noi, perché altrimenti non potremmo fare queste attività, credo che sia un altro valore aggiunto per dimostrare ancora oggi di essere orgogliosi di quello che stiamo facendo. Grazie, grazie mille. Ciao. Pompili. Sì, benissimo, volentieri, sì, lo conosco. Un pochino più là. Così? Cantieristica, Stati Generali, Palazzo San Giorgio, Ente Bacini verso i 100 anni, richiesta di spazi e tanto orgoglio per un settore che porta posti di lavoro e tanto indotto in città. Assolutamente sì, realtà strategica nella quale attorno circolano circa 80 aziende, grandi prospettive anche di infrastrutture come il ribaltamento a mare di Fincantieri, ma grande attenzione anche alla definizione degli spazi che possono derivare dalla realizzazione della nuova diga e che vanno nella direzione di mantenere questa realtà fondamentale sia in termini occupazionali che di elevatissima professionalità. Quindi la regione si impegna insomma ad aiutarle a trovare spazi? Sicuramente sì, devono essere e sono parte storica della realtà portuale e devono continuare a crescere in questa direzione. Grazie. A voi. Grazie mille. Eccoci, ciao Riccardo, vieni che ti rubo due parole, grazie. Cazzo, mi devo comprare le scarpe come il buon vecchio Berlusconi. Io sono disonesta per quei tacchi, vabbè. Vabbè, ma comunque anche senza, insomma. Riccardo Pompili, anche lei in questi Stati Generali della cantieristica, e qual è il suo messaggio in questa giornata per un settore che porta posti di lavoro e non solo, un settore che vive orgogliosamente il suo ruolo? Beh, il mio è un messaggio di fiducia, di grande fiducia, perché il mercato, l'abbiamo visto in questi anni, si è ripreso alla grande, anzi è andato oltre ogni più rosea aspettativa a livello di previsionale, no?
per cui noi dobbiamo fare un po' meno i genovesi, no? Vedere un po' più il bicchiere mezzo pieno e cominciare a lavorare sodo, perché ci sono tante cose da fare, a cominciare dalla formazione per tenere le competenze sul territorio e poi abbiamo chiaramente abbiamo necessità di una grossa mano dalle infrastrutture, perché dalla politica, perché questo è un settore dove politica e impresa devono andare assolutamente a braccetto, non c'è alternativa, perché è un settore che vive di competenze e di infrastrutture e quindi dobbiamo essere tutti insieme se vogliamo cogliere un'opportunità che il mercato ci sta dando. E le sembra che le istituzioni stiano capendo l'importanza di questo legame, l'importanza delle infrastrutture? Basta vedere cosa stanno facendo autorità portuale, Ente Bacini, in termini di cantieri, di PNRR, ma basta vedere anche i numeri, no? Di Ente Bacini dal punto di vista della produzione, le navi stanno cominciando ad arrivare a Genova più spesso, quindi però chiaramente c'è ancora un gap infrastrutturale che va colmato, però si parte dalla diga, perché se non fai la diga non riesci poi a lavorare a monte, quindi grande fiducia, sì, assolutamente. Grazie mille a voi. Era da un po' che non ci vedevamo. Come stai? Jack? Bene, grazie. Ti chiedo un po' un messaggio. Così. Bene. Ciao. Negri, stati generali della cantieristica, qual è il messaggio che porta lei nel profondo del settore? Ma insomma, Stati Generali della Cantieristica è un momento molto importante, ci raduniamo tutti insieme per ricordare l'importanza di questo settore, l'importanza del guardare avanti soprattutto. È un settore che ha necessità di spazi, ha necessità di investimenti sia da parte dei privati che da parte delle istituzioni. La settimana scorsa abbiamo ricevuto qua a Genova il traghetto più grande in servizio, questo è un momento molto importante da sottolineare, ma dobbiamo anche evidenziare il fatto che questo traghetto ci ricorda che forse abbiamo raggiunto i limiti, c'è un traghetto che effettivamente ci sta all'interno dei bacini genovesi, ma con dei limiti di cui dobbiamo tener conto. Questo vuol dire che il settore della cantieristica, se vuol guardare al domani, se vuol guardare a questi traghetti che saranno il futuro, ha necessità di maggiori spazi ma anche di bacini più grandi. E questo è il messaggio anche in vista del nuovo piano regolatore portuale? Assolutamente sì, questo è il momento essenziale, ne stiamo parlando adesso determineremo in questi mesi quello che è il futuro del porto sotto tutti i profili, sia dal punto di vista cantieristico che commerciale, del porto del domani, per i prossimi 30 anni, forse 40. Grazie mille. Grazie a voi. Facciamo tutti e due uno vicino all'altro per bella non farci idea. Scappare. Così rispondono all'unisono. Sì, all'unisono. Fanno tipo le gemelle di Shining. Fanno come qui può